la pasta salda, giuntare i cavi, saldare. Un cavo giuntato bene, un'ottima saldatura. Ho abbassato l'antenna, che è qui, perché voglio sistemare un paio di cose. Qui c'era un nodo che non mi piaceva e l'ho svolto. Adesso cerco di fissarlo con del nastro. So che non terrà, lo so già, non terrà. E quindi vediamo di fare questa cosa. E così ho costruito questo stronzo che è un po' più lineare, non c'è più il nodo. E quindi adesso me lo posso tirare su. Dov'era? E scende. La discesa è un po' più dritta, è un po' più dritta. Adesso lo fisso lì, questo lo fisso lì e poi lui me lo tendo di là. Potevo sicuramente guadagnare un metro su questo nodo, evitando questa discesa di segnale così, però magari lui poi lo sposto, lo metto più in là, quindi alla fine va bene così. Ora io questo cavo l'ho allungato, ho aggiunto degli spezzoni, le antenne random wire in realtà andrebbero calcolate, ma siccome io sono un coglione, io ho deciso di allungarle il più possibile con tutti i pezzi di filo che avevo prima tolto e poi tagliato, e quindi invece di collegarmi, di appendermi qua, mi metterò tipo qua e quindi avrò un cavo più lungo e chissà cosa succederà. Qui abbiamo un balloon 9-1. Collegato in modo discutibile, in modo veramente discutibile, e qua abbiamo una terra che è un cavo stirato fino all'incirca lì, perché ho solo questo al momento, ma andiamo a passare il cavo di là. E ora ovviamente non posso riprendere, ma ho questo peso, questo vecchio lucchetto come peso, e devo scaraventarlo in cima a questi rami in modo che poi il peso lo fa scendere giù e io mi tiro su tutta l'antenna fino a là sotto e la tendo e poi lo avvolgo qui all'albero con il peso stesso e lui tiene e posso abbassarla, alzarla. Ora mi piacerebbe arrivare lì, ma mi sa che non ci arrivo. Va bene qua, vediamo se io tendo. Se io tendo, sì, ci arrivo. Cazzo quanto pesa sto cavo, pesa tanto. Quindi arrivo qui, e quindi questo ramo è più che sufficiente. E dopo un po' di tentativi sono riuscito a attaccarlo qui. Ovviamente voi non vedete un cazzo, però qui c'è la discesa e va qui ed è annodato. E l'antenna è ben tesa, si intravede qui, c'è troppa luce, ecco ora si vede, qui va là sotto e adesso torniamo, è ben alta e distante da questi rami, è distante da questo albero e quindi sono un po' più contento. Qui c'è la giunta che avevo fatto. Quindi è qua, sì, e quindi ho guadagnato almeno una decina di metri. Va bene, non posso fare di meglio, direi che va bene così. Alla fine la discesa è perfetta, meno male che non l'ho accorciata, perché arriva qui, fa la curvetta, sale e va lì dritta. Non c'è più il nodo, vedete, qua c'era il segno, questa S, perché c'era il nodo prima e non mi piaceva il nodo, qui è fissa, il balloon è qua. A questo punto andiamo a vedere come si comporta con questa nuova distesa molto più tesa.
Ed ecco qua la risposta da 3 a 30 MHz. Allora, vediamo. Qui siamo sui 28,6. Qui siamo sui 25, 24, 23, 22. Qui siamo sui 19, 18 e qualcosa. Poi siamo ai 16, 13, 11 MHz, 10, 9. Ogni divisione sono 5. Quindi sì, è un po' un troiaio. E sui 3, e che cosa vuoi aspettarti? Niente. Però a questo punto noi possiamo provare a tunare, per esempio, 27, diciamo, è 300. Vediamo un attimo, settando lo stimulus dai 27 MHz ai 30 MHz. Ed ecco qua. Diciamo che dai 27,8 in poi si è linearizzato molto. E questo lo posso sicuramente settare meglio con il tuner. Molto interessante. Adesso colleghiamo questo tuner e vediamo che cosa fa. Già semplicemente avendolo collegato, guardate, posso abbassare, posso linearizzare un po' tutto. Posso schiacciare. Notevole, veramente notevole. Proviamo a cambiare scala. Mettiamo 1. Ecco. E dopodiché vediamo di metterci sui 27,240. Ah sì, e chissà che non riesco a portarlo giù. No. Eh sì, invece. Ecco qua. E abbiamo un ROS di 1,1 grazie a questo piccolo tuner, questo matchbox, o come cacchio si chiama, molto interessante. Quindi se lui ce la fa sui 27 MHz, perché ovviamente questa è una roba da CB, sicuramente lui ce la farà sul resto delle bande. Proviamo. E avendolo collegato, io sono già in una situazione di tune. Sono già tunato praticamente. Forse qua posso regolarlo un po' meglio, ecco. Ecco, sono già tuned praticamente. Quindi è rimasto bene o male nel settaggio di prima, perché posso switcharlo tra questa antenna e quella dritta, che è la canna da pesca che sta qui fuori. Questa è la canna da pesca e questa è la filare casuale, fatta a caso, random. E va bene, adesso vediamo come va. Io ho mandato il mio heartbeat, ma a quanto pare in questo momento nessuno mi ha sentito, oppure nessuno mi ha risposto. Però aspettiamo, non si sa mai. Giustamente i miei amici radioamatori mi bestemmiano, perché io continuo ad usare un balloon fatto a caso con una ferrite a casa. Ora, salta fuori che ho un FT-114-43 che mi è stato donato dal caro India Uniform 8 Oscar Juliet Tango, e il mio caro amico Enzo Mike Zero Kilo Tango Zulu mi dice: fai il cazzo di balloon come si deve. E così ho fatto questo, e vediamo un po' se la situazione migliora oppure no, oppure chi lo sa. Adesso lo sistemo un attimino e dopodiché si andrà a montare. E non vedo cos'altro si possa fare con un balloon nuovo di zecca. Fili sottili, forse un po' piccolino, ma per 100 watt dovrebbe bastare. E vedremo come va. Ah, ma chi me lo fa fare a quest'ora del mattino?
smonteremo questo trogiaggio e metteremo quello come si deve. Balloon nuovo installato, adesso vediamo come si comporta. Io per ora lo lascio così, libero, in aria, libero e bello. Mentre la mia radio sta trasmettendo a voce. Temperature 0.11. Due brevi novità. La prima è questa. Finalmente un saldatore come Dio comanda, il Philips, anni 80, praticissimo, super pratico, con il tasto per la doppia potenza. Accendiamolo immediatamente. Ecco qua. Vedete? Punta consumata, perché è preso usato su eBay, però ottimo, devo dire ottimo. Questo è pratico, è comodo, è pratico per lavorare su circuiti normali, e sottolineo normali, tipo ad esempio questo. Per una roba del genere non serve stazione saldante, temperatura regolabile e tutte queste stronzate, perché sono delle stronzate. Per una scheda di questo tipo, per una vecchia radio, per un circuito normalissimo come questo a componenti discreti, questo saldatore è il massimo che si possa usare, più che sufficiente, va benissimo. Basta semplicemente saperlo usare. Se non lo sapete usare, il problema è vostro. Questo è super pratico, semplice, non si rompe mai, ma soprattutto è costato 10 euro ed è perfetto. Però, mentre c'ero, mi sono detto, ok, altri 10 euro li buttiamo su questo qua, perché sembra essere, non è di qualità eccellente industriale purtroppo, però gli si avvicina molto, anche perché ha la temperatura regolabile tramite questo pirlo, un pirlo rotante, e quindi questa è una cosa buona. Le punte sono quelle classiche delle stazioni saldanti. Ora, questa conica mi fa un po' cagare, ma aveva delle altre punte. E quindi mi sono detto, ok, sembra interessante con queste punte in più. Vediamo, allora. Questa mi piace, è buona. Questa è un po' esagerata, ma può andare bene per alcune cose. Questa è una punta a forma di... vabbè, lasciamo perdere. Questa non serve assolutamente una beata mazza, non serve assolutamente a un cazzo, perché non ci puoi saldare un cazzo, perché la punta è talmente sottile che ti si brucia immediatamente. E questa è un pochino più grande, ma... quindi queste due sono delle cagate colossali. Ma queste sono interessanti. E infatti adesso metterò subito questa al posto di questa. Basta svitare. E questo sembra lo stile delle... eh sì, è lo stesso stile delle stazioni saldanti cinesi, quindi è abbastanza semplice. Non capisco però com'è possibile che qua questo entra sottile e questo ci nuota. Forse qua dentro c'è qualcosa che non vediamo, c'è uno spessore. Eh sì, c'è uno spessore, c'è una roba che dobbiamo tirar fuori. È una roba che non viene fuori però.
che questi non hanno. Che cosa sarà? Vediamo se riesco con una delle pinzette appena acquistate. No. Purtroppo questa molla non esce. Sto già sicuramente scassando tutto. Ah, ecco, sta uscendo. Ci ha messo un po'. Vediamo. Ecco. È una specie di adattatore. Forse questo andrebbe qua. E dovrebbe in realtà rimanere lì così. Questo dentro questo, in effetti, c'è sempre più spazio. Eh sì, diciamo che questo è preciso, questo nuota un po'. Va bene, ma noi questo lo metteremo così, e questo lo metteremo così, e questo lo metteremo così. Poi, se questa filettatura non fosse una merda realizzata in Cina da degli schiavi, probabilmente riuscirei anche ad avvitare. Ma non si avvita, perché è una filettatura fatta con lo sterco. Ecco, ora finalmente si è avvitata. Vediamo, io stringo. Questo è abbastanza fermo. Buono, qui abbiamo una gomma. A questo punto la maledetta fascetta la gettiamo immediatamente via, e questo lo accendiamo e vediamo se ci scoppia in faccia. Si è acceso, vedete, settiamo la temperatura a 320 gradi, sembra maneggevole. Sembra maneggevole. Ci metterà un anno a scaldare. Questo è un termostato? Non sappiamo. In teoria dovrebbe averlo. Vedo il fumo ed ecco, lo stagno si è sciolto. Ottimo, funziona perfettamente. E io già saldo, vedete, già saldo. Ottimo. Bene, e lui funziona. Possiamo spegnere. La prova è stata fatta. Mi piace perché anche le altre punte. È un ottimo backup. Ultima cosa da vedere oggi è questa. Ed è una scatoletta dentro cui metterò il balloon che ho collegato ieri, che voi avete visto in questo video, il nuovo balloon dell'antenna che state ascoltando come ricezione. Senti, vediamo se arriva Shannon Volme. E quindi questa è una piccola scatoletta stagna. No, in questo momento non arriva una beata mazza. Non è l'orario. Va bene, ce ne fottiamo. Thank you.
Bene. Questa scatoletta non ha guarnizione di gomma. Bella merda cinese. Ok. Tappi di gomma che si possono bucare per fare passare i fili. Va bene, uno dice meglio di niente. Meglio di niente sì, ma anche vaffanculo, perché metticela una gomma qui e vuol dire che io ci metterò del silicone o qualcosa del genere. Ottimo. Bene, creeremo questa cosa. Abbiamo eliminato il troiaio bottiglia. È montata questa scatoletta. Scatoletta che qua dice IP55, che non vuol dire un cazzo, perché praticamente è IP merda. Però un minimo di protezione contro la pioggia dovrebbe darglielo. Mentre arriva Lucina a controllare il lavoro. Lucina, eccola qua, Lucina.